abbiamo concluso e vi facciamo lavorare pochissimo, poco. Vi facciamo fare un'esperienza, nel senso che abbiamo visto l'ascolto, la mediazione e quant'altro. Nel percorso di mediazione la cosa importante è prima ascoltare uno, poi ascoltare l'altro, poi magari riascoltare e poi fare l'incontro di mediazione dove le persone si ascoltano tra di loro alla presenza dei due mediatori, come diceva Lara, e però dove l'elemento comune è l'ascolto. Quindi, siccome è tanto difficile, siccome non tutti siamo bravi, non lo saremo mai, perché è proprio una cosa difficile da fare, vi chiedo di fare un'esperienza, un esperimento. In questo modo, ci mettiamo a gruppi di tre, dove in ogni triade ci sono tre ruoli diversi. Uno è colui che parla e può raccontare di qualsiasi cosa che gli è accaduta oggi, ieri, l'altro ieri, di qualsiasi tipologia. L'altro ascolta e fa il ruolo del mediatore, per cui ascolta nel modo in cui vi ho detto un po' prima, vi rimetto magari la slide, quindi facendo delle domande di chiarimento, non interpretando, cercando di capire, facendo una domanda di approfondimento, così. E uno è l'osservatore, che osserva in silenzio e vede come si muovono gli altri due, che dopo ce lo restituiamo come osservatore esterno. Se riusciamo, vorrei che tutti e tre viveste i tre ruoli, e quindi 10 minuti a testa, in teoria in mezz'ora ce l'abbiamo fatta. Se non ce la facciamo, vi faccio fare solo 2 su 3, ok? In modo che ognuno sperimenti. Poi dopo ci diciamo due cose su cosa è stato difficile, cosa non è stato, insomma, quali sono le cose che avete visto facendo questa cosa. Vi chiedo liberamente di mettervi a gruppi di tre e sparsi in giro per la stanza. Abbiamo anche la famiglia.